Buongiorno a tutti, benvenuti alla Bianco Auto. Allora, oggi vi faccio rivedere se uno non fa la manutenzione nel differenziale posteriore Audi A3, Volkswagen Golf, Caddy, passa tutte le macchine che hanno il 4Motion, quindi il differenziale autobloccante posteriore, che è questo, l'Aldex. Questo qua è il complessivo dell'Aldex col suo motorino per fare pressione di olio. Cosa succede? Che se non fate la manutenzione, i cuscinetti si riducono in questa maniera, vedete? Sono tutti martellati perché l'olio ormai qui ha perso il suo potere lubrificante. Purtroppo in Audi Volkswagen vi forniscono solo il differenziale completo, con un costo veramente esagerato. Invece i cuscinetti vi posso dire che si trovano, perché non li troviamo. I paraoli vengono forniti. Quindi i cortecchi esterni vengono forniti, i cuscinetti sono questi, sono nuovi, quindi il problema lo risolviamo. Ovviamente la cifra è completamente diversa. Se voi andate a vedere qua, dove ci sono le calamite, guardate, piene di molura, di sfrido. Questo perché? Perché l'olio in questo differenziale va sostituito, come tutti i differenziali delle trazioni anteriori e posteriori, come nei cambi, come dappertutto, come sono tutte cose che continuo a dire e replicare ormai in eterno. L'olio ogni 60.000 km va cambiato. Sui cambi manuali possiamo anche fare 90.000, ma sugli automatici 60.000 va cambiato. E nell'Aldex posteriore va cambiato a 60.000 km. La cosa che vi posso dire è che l'Aldex, all'interno del suo gruppo differenziale, ha due lubrificanti. Ne ha uno, che è un lubrificante apposito per far funzionare le frizioni dell'Aldex, e uno che è un 75-80 come gradazione di olio per i due ingranaggi del differenziale. Quindi quando andate a cambiare l'olio dell'Aldex vanno cambiate ovviamente tutte e due. Perché se no poi cosa succede? Che ci sarà cattiva lubrificazione perché l'olio diventa igroscopico, assorbe umidità, perde potere lubrificante, diventa vecchio. Questa macchina ovviamente ha 180.000 km, non è che ne ha 20.000, però comunque bisogna smontare tutto il differenziale e andarlo di nuovo a risistemare. Fortunatamente, come vi ripeto, i cuscinetti si trovano e quindi possiamo andare a revisionare a nuovo il vostro differenziale. Quindi, se sentite un rumore dietro che sembra un cuscinetto di una ruota, ma non lo sarà, il problema è questo. Quindi non state lì a impazzire. Bisogna smontare il differenziale, metterlo su un banco, aprirlo a pezzi, tirare giù e cambiare i cuscinetti. I lubrificanti, se vedete, guardate, vedete cosa c'era dentro? Una pseudo marmellata, ok? Questo è l'olio della parte anteriore, il 75-80 dove lavorano quei cuscinetti lì, e questo è l'olio dell'Aldex. Vedete? Tutte e due pieni di porcherie, quindi non diciamo delle cose in vano così, cioè non è che noi vogliamo cambiarvi l'olio a tutti i costi, noi vi cambiamo l'olio perché è una manutenzione che va fatta per preservare i pezzi del vostro veicolo. Poi se uno non lo vuol fare, quando arriva poi a questo punto, le cifre iniziano poi a diventare comunque importanti perché bisogna comunque smontare un differenziale, bisogna comunque cambiare dei cuscinetti. Quindi è meglio sempre, come dico, è meglio prevenire che curare. Se uno fa una bella manutenzione, difficilmente avrà dei guasti del genere. Poi ovviamente una frizione si può consumare, i freni si possono consumare perché uno usa la macchina, ma queste qua sono date da cattiva lubrificazione. Per info preventivi ci chiamate al numero 0141 96 92 14 o un'email a info@biancoauto.it o basta anche solo un WhatsApp al 345 060 8680. Ciao a tutti, alla prossima.